di robotica, tecnologie per l'uomo, nanotecnologie e scienze della vita, ma non approfondisco questo ora perché vedremo. Nice to meet you. Ciao Alex. So this is adesso. Fra 15 anni, calcoli sono 15 miliardi di robot dal pulitore di. Un augurio però di non rannicchiare troppo i nostri sogni e progetti, l'assicurazione che noi faremo la nostra parte e contemporaneamente però lo stimolo a voi. Se siete qui non c'è spazio per chi si accontenta. Il prossimo passaggio è sicuramente quello più bello, per cui complimenti ma anche in bocca al lupo per il futuro. A Walter e ad Agostino. Lo dobbiamo ad un paese che guardando al passato oggi non può e non deve permettersi di abbassare la testa, ma deve tenere la schiena dritta e camminare. Tre cose e poi vi mandiamo in classe e andiamo. La prima, non dobbiamo mai aver paura di fare le cose giuste. La scuola è il luogo dove si impara a fare le cose giuste. E quindi io vorrei augurare questo a voi e ringraziare per averci chiesto di esserci quando avete dato questo nome. La seconda, dobbiamo dirlo alle persone come Emanuela, cioè ai suoi colleghi, alle agenti e agli agenti della polizia, e dire loro oggi che è la festa della polizia a Roma, che il modo per essere seri con le forze di polizia e anche con gli altri colleghi che vestono una divisa, i carabinieri, la finanza e tutte le forze di polizia e dell'ordine, che non soltanto lo Stato c'è, e chi dice che lo Stato non c'è dice una bugia, ma lo Stato sta dalla parte dei servitori che si impegnano quotidianamente, e lo dimostreremo non soltanto a parole ma con i fatti. E il terzo è, pensando a Emanuela e pensando alla sua memoria, facciamo uno sforzo tutti insieme, perché giorno dopo giorno ciascuno di noi si impegni per rendere l'Italia ancora più bella di com'è. E allora io vi dico grazie per essere qui, grazie alla preside, grazie alla professoressa, alla maestra, grazie ai rappresentanti delle istituzioni, in particolar modo oggi alle forze di polizia, e grazie anche, lasciatemelo dire, a chi continua a pensare che la scuola sia un luogo bello. A voi piace la scuola? Sì! Ehi là, troppi, qualcuno che non piace dovrebbe. Vi piace la scuola? Vi hanno scelto solo quelli che come? Un pochino non mi piace. Ecco, tu sei Filippo, come ti chiami? Leonardo, Filippo è bene. A me mi piace troppo. Bravo. A me mi piace troppo. Bene, ma da mangiare com'è, buono qui? Abbiamo la cucina nostra. Grazie di cuore, facciamo un applauso alla memoria di Emanuela e grazie a tutti i suoi colleghi. Ciao a tutti, buongiorno. Noi siamo oggi qui per dire che l'Italia ha non soltanto un glorioso passato da ricordare, ma uno straordinario futuro da costruire. A me colpisce chi descrive il nostro paese come un paese in cui l'unica strategia per il futuro sono i servizi, è il turismo, sono gli investimenti culturali, tutto. Lo scorso anno l'allora sindaco di Firenze era stata un'operazione straordinaria, un'operazione che può che siano i